Con grande tempesta, tuoni e lampi, la nostra avventura incominciò. Il mare in burrasca e forti venti, grande veliero affondò. Tutta la notte cercammo gli assenti, ma più nessuno si salvò. E trascinati da forti correnti, finalmente terra si toccò. Che andrai a Vienna, non è vero? No, non vado in Austria, vado in Australia. Il paese dove vivono i canguri. Vuoi dire proprio l'Australia nel Pacifico? Esatto. Vado in Australia, dove vivono i canguri. Partirò molto presto. Da sola? No, non da sola, con la mia famiglia. Quanto ti invidio, Flo. Sarà senz'altro una splendida vacanza. Ma noi non andiamo in vacanza. Partiremo definitivamente. E vivremo per sempre laggiù. Mi scusi tanto. Forse qui riuscirò a trovare qualcosa. Posso aiutarti? Sto cercando un libro sull'Australia. Cosa potrebbe consigliarmi? Ti occorre una guida turistica? No, non proprio. Mi interesserebbe sapere che genere di scuole hanno in quel paese. Per esempio, se esiste un conservatorio a Sydney o Melbourne. Ho diversi libri che danno informazioni sulle scuole di Vienna e di Londra, ma temo di non avere proprio nulla a proposito delle scuole australiane. So che molti giovani vanno a studiare a Vienna, a Londra o a Parigi, ma non ho mai sentito dire che si va a studiare in Australia. Sai, io non credo proprio che laggiù ci siano delle scuole valide, ragazzo mio. Sì, lo penso anch'io. Comunque la ringrazio molto. Purtroppo avevo ragione. Non sarà facile adattarsi a vivere in Australia. Oh, signora Robinson. Buongiorno, come va? Ma è proprio vero, signora Robinson, che partirà presto per l'Australia con tutta la famiglia? E che vivrete lì per sempre. Ma voi come fate a sapere queste cose? E sua figlia Flo l'ha detto alla mia bambina. Come? È stata Flo? Non so cosa dirle. Sono contenta per lei, anche se mi dispiace che andiate così lontano. Se non sbaglio, l'Australia è una colonia britannica abitata da popolazioni barbare e selvagge. Io avrei paura a vivere lì con la mia famiglia. Ha ragione. Non è un posto pericoloso per bambini piccoli come i vostri. Dottore, è vero che ha deciso di trasferirsi definitivamente in Australia con tutta la sua famiglia? Ma lei da chi l'ha saputo?
È stata Flo a dirlo a nostra figlia. Io e mia moglie siamo rimasti molto sorpresi. Ormai tutta la città ne parla. Tutti dicono che voi potreste continuare a vivere tranquillamente qui, dove siete stimati e apprezzati. Già. Ma so che lei è un uomo generoso, che ha deciso di aiutare coloro che hanno bisogno. Ed è giusto che lo faccia, anche se ci mancherà molto, dottore. Vede, ci sono moltissimi bravi medici qui a Berna, lo sa? Allora è proprio vero, ha deciso di partire. Vieni subito con me, dobbiamo andare a parlare con tuo padre. Muoviti. Ma cosa è successo, mamma? Lo saprai tra poco. Sono qui, che c'è, papà? Senti, Flo, non dovresti parlare di cose che ancora non sono state decise. E soprattutto non devi lasciarti trascinare dall'eccitazione. Sei una signorina e dovresti essere più riservata. Mi dispiace molto, ma non sono riuscita a trattenermi dalla grande gioia. Cerca di controllarti. Sì, lo prometto. Bene, e ora va subito in camera tua. Ernest, ti devo confessare che sono molto preoccupata. Per che cosa? Per il fatto di portare i bambini in Australia. Flo si adatterà sicuramente e Jack è ancora molto piccolo. Ma Franz è un ragazzo talmente sensibile che... Hai ragione, Anna. Anch'io sono preoccupato per lui. Non riesco a dormire. Che posso fare? C'è ancora molto tempo fino a domani mattina. Jack. È proprio una gran marmotta. Io non riesco a chiudere occhio mentre lui... Ma no, non va, non va, accidenti. Ehi tu, secondo violino, sei completamente fuori tempo, completamente fuori tempo. Su, ricominciamo. 24 pecorelle, 25 pecorelle, 26 pecorelle, 27 pecorelle. Oh no, non va, non funziona. Maledizione. Franz, dormi? Ma è addormentato.
Sì, chi è? Oh, Flo, cosa fai qui? Non riesco a dormire, è tutto inutile. Dai, entra. Mettiti nel mio letto. Sei troppo eccitata per il viaggio in Australia. Per questo non riesci ad addormentarti. Mm. Vuoi che ti racconti una storia? Pensi che riesca a farti addormentare? Cantami una canzone, Marie. Va bene. Cosa vuoi che ti canti? Ninna, nonna, dormi, bambina. Sogna nelle braccia della mamma. Che ti canta questa ninna nanna, oh dolce ninna nanna, oh dolce ninna nanna. Dormi bambina bella. Sogni d'oro. Ci vediamo più tardi. Aspettate! Ragazzi, stavate dimenticando la vostra merenda. Questa è per te. Grazie, sei molto gentile, Marie. E questa è per te, Flo. Grazie. Sai, mi dispiace molto di averti occupato il letto ieri notte. Tu hai dormito per terra. Non importa. Io sono nata in montagna e mi è capitato moltissime altre volte di dormire per terra. Marie è una brava persona. È un vero angelo. Voglio chiedere alla mamma di portarla in Australia. Sono sicura che sarà molto contenta anche lei. Non credi, Franz? Oh, Franz! Ciao, zio. Buongiorno, Flo. Buongiorno, zia. Come mai siete qui così di buon'ora? È stato tuo padre a chiederci di venire a fargli visita. Così ve ne andate in Australia. Ernest ci ha chiesto di venire ad abitare in casa vostra. Sai, le case disabitate si rovinano in fretta. I vostri genitori sono stati davvero molto gentili. Sapete, noi viviamo in affitto e così potremo anche risparmiare un po'. Stiamo andando appunto da loro per discuterne insieme. Dobbiamo decidere tante cose. Quali mobili portare, per esempio? Su, ora andate a scuola. Già, altrimenti farete tardi. Ma come sarebbe? Hanno deciso tutto quanto da soli. E poi se la prendono con me perché ho parlato con qualcuno, mentre loro hanno già detto tutto agli zii. Ma il peggio è che non hanno mantenuto la promessa. Papà e mamma mi avevano detto che ne avremmo discusso insieme e che avrebbero sentito il nostro parere prima di prendere una decisione definitiva. Sono a casa. Non c'è nessuno? Jack. Allora, che cosa ne dici? Sei d'accordo, Marie? Signora, io la ringrazio molto. Lei è molto gentile, ma deve capire che io non posso andare via da Berna, anche se mi dispiace molto separarmi da voi. Ma perché?
La mia vecchia zia, che è anche la mia unica parente, è cagionevole di salute e vive sola. Devo starle vicino e avere cura di lei. Oh, ti capisco. Credo proprio che dovrò rinunciare a persuaderti di partire con noi. Mi spiace molto, signora. Dovrò cercarmi al più presto un altro posto, suppongo. Per questo non devi assolutamente preoccuparti, Marie. Io stessa mi occuperò di trovarti un altro impiego. Anzi, scriverò immediatamente una bella lettera di raccomandazione. È il minimo che possa fare per te. Allora è proprio così. Hanno già deciso tutto. Ho deciso che non partirò, assolutamente. Anche se questo purtroppo significherà farli soffrire molto. Oh, questa torta è davvero deliziosa. La mamma prepara i migliori dolci di tutto il mondo. Hai ragione, sembra ottima. Marie, puoi anche andare ora. Bene, signora. Bene, credo sia venuto il momento di iniziare la riunione di famiglia per la quale vi ho convocati. E come vedete ho invitato anche gli zii, capirete dopo il perché. Per il momento vi chiedo di ascoltarmi fino in fondo senza interrompermi. Prima di tutto vorrei conoscere l'opinione di Flo e Franz a proposito del nostro trasferimento in Australia. Lo chiedo a voi due perché la mamma e io abbiamo già preso una decisione e perché è evidente che Jack è ancora troppo piccolo per poter avere un'opinione tutta sua. Già. Cominciamo con te, Flo. Flo, dici la tua opinione. Certo. Voi già sapete quanto io sia entusiasta all'idea di partire per l'Australia. Ho preso subito la mia decisione. Va bene, Flo, ho capito cosa vuoi dire. E tu, Franz? Parla pure, caro, ti ascoltiamo. Perché chiedete la mia opinione? Non riesco proprio a capire a che cosa serva. Ma cosa vuoi dire? No, niente. Avete già chiesto alla zia e allo zio di venire ad abitare qui. Evidentemente tutto è deciso. Franz, ti ho chiesto la tua opinione sul trasferimento in Australia. Sei pro o contro? Contro. Non voglio andare in Australia. Voglio diventare un musicista e perciò andrò a studiare musica a Vienna quando avrò finito la scuola. Dovete capire che ormai non sono più un bambino e voi non potete continuare a decidere tutto per me. Non ve lo permetterò. Io solo sono responsabile del mio avvenire. Ma Franz... Va bene, Franz, ho capito. Vi avevo promesso che non saremmo partiti se uno di voi due non fosse stato d'accordo, ti ricordi? Ma allora non si parte più, papà. Flo, per favore, non interrompere tuo padre e ascoltalo fino in fondo. Io e la mamma avevamo già previsto la tua opposizione a questo viaggio, Franz, e abbiamo trovato una soluzione. Hai detto tu stesso poco fa che non sei più un bambino, perciò sono sicuro che accetterai volentieri di restare qui a Berna a finire i tuoi studi, mentre la mamma Flo, Jack e io partiremo al più presto per l'Australia. Cosa? Ma non ti lasceremo solo, tuo zio e tua zia abiteranno qui e avranno cura di te. Saranno come dei veri genitori e sono sicuro che non ti faranno mancare nulla. Ancora una volta vi chiedo di occuparvi di Franz. Lo faremo con grande piacere. Franz sarà come un figlio per me, non gli mancherà nulla. Allora, che cosa ne dici, Franz? Beh, ecco, io... Povero Franz, mamma e papà ti mancheranno molto, è questo che vuoi dire? Mi mancheranno mai, ma soprattutto sarò contento di essermi liberato di Flo e di Jack. Questo non dovevi dirlo. Bene. Allora tutto è a posto, credo. Ah, che bellezza! Sono contenta. Per un attimo ho temuto che tutti i nostri bei piani andassero in fumo. Franz, comunque non sarai l'unico a rimanere. Ci sarà qualcun altro che non partirà con noi. Per dei seri motivi di famiglia, infatti, la nostra Marie non può seguirci. Quindi resterà qui con te, caro. Oh. Marie è una bravissima persona. Sono molto contento che resti con noi. Sono sicura che non potrei avere miglior aiuto in casa. No, non puoi farlo. Io ti avevo supplicata di portare Marie in Australia con noi, mamma. Io non voglio lasciarla. Ma non può venire. Mi dispiace molto, Flo. Marie resterà con me. Vado a chiederglielo io stessa. Flo! Ti prego, Marie, perché non vieni in Australia con noi? Eh? La signora Robinson ha avuto la gentilezza di propormelo, ma non è possibile. Già, e chi si occuperà di me la notte quando non riesco a dormire? Chi mi canterà le canzoni? Hai una mamma meravigliosa che avrà cura di te, cara Flo. Ma la mamma deve pensare a Jack, non posso pretendere che si occupi soltanto di me. Ti prego, ti prego. Oh, piccola mia. Anche a me dispiace moltissimo lasciarti, credimi.
Siamo giunti al giorno della partenza, dopo settimane di preparativi e dopo aver salutato tutti gli amici e i parenti. Sarà un viaggio molto lungo. Navigheremo sul Reno per arrivare fino a Notterdam. Tornate a trovarci. Ci mancherete moltissimo. Grazie, arrivederci. Arrivederci, signora Robinson. E mi raccomando, stia attenta ai cannibali. E se quel posto non le piace, torni subito da noi. Certo, grazie. Flo, fa pugni con i canguri, non lasciarti impressionare. Oh, lo farò, puoi stare tranquilla, sai. E dopo diventeremo senz'altro amici. Ricordati di scrivermi, Flo. Sì, Marie, scrivi anche tu. Buon viaggio, Ernest. Ti ringrazio. Abbiate cura di voi e di Franz. Trattatelo bene, mi raccomando. Non devi preoccuparti, Anna cara. Marie, ti raccomando, Franz. Le do la mia parola, signora. Può stare più che tranquilla. Franz, devi ubbidire allo zio e alla zia. E anche a Marie, cerca di fare il bravo ragazzo. Franz, dovrai studiare soprattutto. Ma Franz! Franz, non ci senti? Perché non rispondi a tuo padre, Franz? Ciao, Franz. Franz. Signori, la nave sta per partire. Per favore, allontanatevi da qui, è pericoloso. Arrivederci! Marie, ti scriverò! Buon viaggio! Ciao, Franz! 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 Franz, che ti prendi? Io voglio venire con voi. Si è deciso all'ultimo momento, ma io ero certa che non avrebbe sopportato la separazione. Che ragazzo. Non ce l'ha fatta a lasciarli. In fondo è soltanto un bambino. Arrivederci! Buon viaggio! Flor.